Volevo sottolineare come la nostra branca, la reumatologia, stia focalizzando l'attenzione su tutta la fascia di popolazione italiana, in particolar modo sull'anziano, perché è una figura in parte trascurata dalla medicina convenzionale e dalla gestione globale del paziente reumatico. Noi stiamo, ripeto, focalizzando la nostra attenzione sull'anziano allo scopo di verificare, di individuare tutti quei fattori che possono predire in senso negativo e quindi evitarlo in senso positivo la risposta terapeutica in caso di affezioni reumatiche, in particolar modo l'artrite reumatoide. Non è vero, è lo slogan della nuova campagna di sensibilizzazione sociale di SIR. Cosa ne pensa? Sì, una grande iniziativa che tutti noi stiamo sostenendo perché, come appena accennato, voglio dire, le malattie reumatiche sono sicuramente molto diffuse sulla popolazione, bisogna sfatare, quindi non è vero il luogo comune che siano un evento ineluttabile legato all'età, ma è assolutamente un tipo di patologia, l'artrite reumatoide in primis, ma le altre a seguire, che è possibile prevedere l'evoluzione e prevenirne i cosiddetti outcomes, o meglio le cosiddette conseguenze negative sul paziente, a condizione fondamentale che si possa identificare nella fase precoce, nell'esordio della malattia. E questo è vero sia nelle fasce più giovani, ma ripeto, anche e a maggior ragione nelle fasce anziane. Quindi lo scopo e il fine della campagna è proprio di sensibilizzare la popolazione italiana e la popolazione medica ad individuare queste malattie nella fase più precoce possibile per poter attuare tutte le procedure mediche e non mediche per arrestarne l'evoluzione e quindi migliorare sicuramente la qualità della vita dei nostri pazienti.